percepivano il reddito di cittadinanza illecitamente perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente del proprio nucleo familiare in carcere. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 200.000 euro a 23 indagati tra detenuti e loro familiari, grazie ai controlli incrociati eseguiti dai finanzieri di Casal Nuovo di Napoli, che hanno preso in esame le informazioni acquisite dalla casa circondariale napoletana di Secondigliano e quelle presenti nelle banche dati dell'INPS. Il reddito di cittadinanza è una misura a sostegno al reddito per persone singole o famiglie che soddisfano determinati requisiti e accettano di rispettare determinate condizioni. Detenuti o condannati non possono chiedere il reddito di cittadinanza se condannati per reati di stampo terroristico e mafioso o per esempio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attentato contro organi costituzionali o assemblee regionalizzazione o scambi elettorali politico-mafiosi. I militari hanno notificato agli indagati un decreto di sequestro emesso dal GIP al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli.